uno dei comuni più colpiti da questo tremendo nubifragio che ha colpito la Garfagnana e Valle del Serchio nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2013 è senza dubbio Fabbriche di Vallico. Abbiamo incontrato il primo cittadino durante un giro per valutare le condizioni delle strade. Eccolo ai nostri microfoni mentre fa un bilancio molto reale e preciso della situazione. Sì, io penso sia uno dei comuni più colpiti. C'è stata una vera e propria bomba d'acqua, 200 mm in 8 ore d'acqua, penso sia una cosa veramente eccezionale. Abbiamo Gragliana dove stiamo cercando di andare, vedete com'è la situazione, perché ci sta il paese isolato e il fiume è entrato dentro la città, il paese insomma. E quindi c'è stato degli evacuati, 10 persone e una signora anziana di 86 anni che c'è stato un intervento dei vigili del fuoco. Poi abbiamo frane da tutte le parti. Situazioni di strade completamente sparite, due ponti divelti e poi abbiamo sempre l'incognita della strada provinciale che è in una situazione veramente precaria, è stata erosa e quindi speriamo che non venga chiusa perché sennò vorrebbe dire per Fabbriche di Vallico un isolamento totale. L'unica cosa che dobbiamo fare ora è mettere in sicurezza cittadini e viabilità e poi vedremo i danni che sono ingenti. Vorrei sottolineare l'intervento dell'Unione, della provincia e poi del contatto diretto con la Presidenza della Regione, su cui ora vedremo come ci danno una mano, perché insomma la situazione è veramente grave. Io verso le 6, 6 e mezzo farò un'assemblea pubblica a Gragliana perché c'è la gente preoccupata, nervosa giustamente, e quindi cercheremo di tranquillizzarla e fargli capire che ci siamo e che la sosteniamo in tutto e per tutto.